Buonasera a tutti da Hong Kong. Questa è una puntata un po' diversa di Heather's View, perché capita in un momento difficile per chi come me vive a Hong Kong e perché mi coinvolge molto emotivamente. Il mio ospite di questa sera non è famoso, non fa televisione, ma ha una storia molto forte da raccontare. Una storia che rappresenta l'incubo di ogni mamma qui a Hong Kong. Buonasera Lisa, come stai? Buonasera, ciao Heather, ciao a tutti, grazie per L'abbiamo avermi fatto. Con voi. Sto bene, ora sto bene. Com'è il morale? Yeah. Il morale adesso è molto migliorato negli ultimi giorni di libertà e con questo clima favorevole. Certo. Prima che tu ci racconti la tua storia, voglio dare a chi ci ascolta alcune informazioni per capire meglio la situazione. Ricevo moltissimi messaggi sui social e nel mail, preoccupati per quello che sta accadendo a Hong Kong. Moltissimi mi chiedono soprattutto di raccontare come funziona la quarantena a Hong Kong e in cosa consiste la cosiddetta Dynamic Zero COVID Policy, che Hong Kong, come la Cina, segue dall'inizio della pandemia. Mentre nelle altre parti del mondo la situazione sembra tornare alla normalità, dico sembra, qui a Hong Kong il tema della quarantena assume in questi giorni una importanza sempre maggiore. Il governo di Hong Kong infatti ha deciso di procedere dal 1 marzo del 2022 a un test universale di tutti i cittadini, 7,5 milioni di abitanti. Il test è obbligatorio per tutti e dovrà essere ripetuto per ben 3 volte in 15 o 21 giorni. Anche se il governo ha detto che non procederà a mettere in lockdown tutta la città, io mi aspetto che sarà proprio questo quello che accadrà. Le analisi dei test verranno effettuate nei laboratori in Cina con buona pace della nostra privacy. Chiunque risulterà positivo, anche senza sintomi, e tutti coloro che saranno stati a stretto contatto con un positivo saranno portati nei campi di quarantena. Vediamo il video. Hong Kong, fin dall'inizio della pandemia, ha istituito alcune tra le più severe e strette regolamentazioni di quarantena al mondo. Nel momento in cui è stato realizzato questo servizio, la normativa prevede che a Hong Kong possono arrivare solo persone residenti. Sono sospesi gli arrivi anche per chi è residente da 9 paesi ritenuti ad alto rischio: Australia, Canada, Francia, India, Nepal, Pakistan, Filippine, USA e l'Inghilterra. Per tutti gli altri paesi è necessario essere vaccinati e sottoporsi all'arrivo a una quarantena di 3 settimane in una delle strutture indicate dal governo. Accanto a queste misure destinate alle persone che arrivano a Hong Kong da un paese straniero, ci sono misure molto severe anche nei confronti di chi vive a Hong Kong. Hong Kong, come la Cina, ha adottato la policy di Dynamic Zero COVID, che significa il perseguimento dell'obiettivo di avere 0 casi attraverso il tracciamento e l'isolamento. Chiunque è identificato come stretto contatto con un caso di COVID-19 viene confinato in un campo di quarantena. Il campo di Penny's Bay è il primo ad essere costruito a tempo di record ed è entrato in funzione a fine estate del 2020. Il campo di Penny's Bay può contenere fino a 10.000 persone. Il campo di Penny's Bay ha 3.500 posti, in cui ci sono 34 posti一啲需要無障礙嘅設施嘅人士使用，特別咧佢哋需要有人去照顧啦，咁我哋會派俾佢哋。其實基本上咧，我哋為入住嘅檢疫人士咧，一入嚟嘅時候咧，我哋已經提供咗個基本嘅個人嘅護理嘅物品啦。咁當中可能包括有牙刷啊、牙膏啊、一啲梳洗用品啦。而我哋每一日咧都會為佢哋提供水果啦，同埋支裝嘅水嘅。咁另外一方面，如果佢哋有特別嘅需要，例如話佢哋可能想要啲杯麵或者零食或者一啲沖劑飲品咧，我哋亦都可以提供俾佢哋嘅。
Il governo di Hong Kong, dopo l'esplosione dei casi a gennaio 2022, ha deciso di costruire altre strutture simili a Penny's Bay per portare la capienza dei posti a quasi 100.000 persone. 如果真係有小朋友需要入住嘅話，好似我哋而家呢個標準房，我哋都顯示咗，就係我哋可以提供到 BB 牀啦，一啲 BB 嘅日用品啦，包括尿片啦，一啲床墊啦，佢嘅床單被鋪啊，佢要用嘅藥棉等等啦，當中可能有奶粉啦、暖奶器、消毒奶樽嘅機啦，亦都會有果蓉同埋一啲糊仔俾 BB 仔食嘅。 La quarantena per bambini ha sollevato molte polemiche e il caso di cui voglio parlarvi questa sera è molto emblematico. You know, positive parents, okay? That means, okay, they have to leave the quarantine center. So what about the kids, okay? So we have to talk to the parents too and let them know, okay, what is going to happen, okay, and see whether they have got any special arrangement for them. Or actually we have to talk to, you know, like a social welfare department, okay, to see, you know, whether we can arrange caretakers for them. No matter what, okay, we just want to make sure that actually, you know, the kids will be safe, okay, and we can take very good care of their well-being. Ci sono molti bambini e ragazzi che finiscono nei campi di quarantena. I genitori possono raggiungere i loro figli nel campo dopo essere stati informati del rischio di infezione. Allora, Lisa, prima di dirci quello che è successo a te e alla tua famiglia, raccontaci un po' di te. Sei italiana? Di dove? Sì, sono italiana, sia io che mio marito siamo italiani e siamo di Biella, che è in Piemonte, ed è, per chi non lo sapesse, esattamente tra Milano e Torino. Ok, quanti figli hai? Ho due bimbi. Due bimbi? Ho due bimbi, due maschi. Due sì. Maschi, e... Quando ti sei trasferito qui a Hong Kong? Ci siamo trasferiti qua circa 12 anni, quasi 12 come anni noi? Fa. Come noi? 12 anni? Come voi, sì, esattamente come voi. I bambini sono nati qua, sì. Stanno crescendo qua. E, insomma, fino a 2 anni fa effettivamente la situazione era molto, molto piacevole. Hong Kong è molto bella per diverse ragioni, è una città internazionale, vero. E crescere i propri bambini in questo contesto ha i suoi vantaggi. Certo, mi sembra ricordare che fai anche tu homeschooling. Faccio homeschooling anch'io, sì. Faccio homeschooling perché è una passione che ho. Ce l'ho in mente da quando sono nati e mi sono sempre documentata. E, ma così tanto, ti ha aiutato nel gestire questi ultimi 2 anni? È stato difficile, ma sì, assolutamente. Anche perché ultimamente le scuole sono state sempre chiuse, on and off, chiuse, hanno riaperto, hanno richiuse. Quindi siamo stati in realtà molto, molto contenti. Sì, anch'io da 6 anni, Elizabeth e Dylan fanno homeschooling e ci troviamo veramente bene. Perché prima viaggiavamo sempre, eravamo sempre in giro per il mondo, anche per lavoro e per visitare anche i parenti. E era un modo per loro di fare magari cultura, no? Era bellissimo fare homeschooling. Certo. In giro. Poi era difficile school traveling. Come? Sì, infatti. Ogni mese, ogni 2 mesi andavamo in giro a viaggiare, a vedere il mondo e in tutti i posti meravigliosi, ma ultimamente non è proprio possibile. Allora, homeschooling è diventato un po' più, non dico banale, ma molto più impegnativo per me perché non si viaggia più. Allora, it's very, very difficult to do it now. I don't know about you, but for me it's a little bit more difficult. È molto, molto più didattico adesso, sì. E usi molti più libri di prima. Infatti. Cerchiamo di spendere, noi personalmente cerchiamo di spendere più tempo che possiamo fuori, all'aperto, certo. Se le giornate lo consentono, la situazione lo consente, e di stare in natura più possibile. Certo, io sono chiusa in uno studio televisivo e vedo che tu, sento gli uccellini, they're whistling, dove sei? Sei fuori su un terrazzo? Yeah. C'è una giornata meravigliosa, c'era oggi una giornata meravigliosa a Hong Kong, guarda che sole.
Davvero, proprio per questa ragione ho deciso di mettermi fuori. Siamo fortunati, siamo in una zona molto residenziale e molto verde, circondata da alberi e quindi fortunatamente ecco, abbiamo questa fortuna di poter essere fuori. Ecco, siamo in città, ma fuori dalla città. Certo. Lisa, raccontaci quello che ti è successo. Ok, allora quando abbiamo deciso di viaggiare. Prima di Natale, inizio dicembre per la verità, perché erano 2 anni che non tornavamo a casa, volevamo vedere le nostre famiglie, i nostri genitori, i nonni dei bimbi, perché erano 2 anni appunto che non vedevano i bimbi sono piccoli e ne hanno 6 e 4 anni, pertanto sappiamo quanto siano importanti i valori familiari. Questi 2 anni non abbiamo potuto viaggiare, Certo. pertanto abbiamo colto l'occasione per vedere i nonni, proprio perché Certo. erano 2 anni che non vedevano i bimbi, che sono piccolini, e quindi è un peccato. E quindi abbiamo detto ci imbarchiamo in questa avventura, non sapendo bene cosa succede quando torneremo a Hong Ok. Kong, come e quando Coraggiosi. torneremo. Sì, perché comunque quando siamo partiti la situazione non era così brutta come è in questo momento Non è mai ufficialmente, stata nel brutta in senso 2 anni? che Mai. esatto, non è mai stata né brutta né No, preoccupante, abbiamo sempre no. avuto pochissimi, pochissimi casi, tutto è stato Eh. sempre molto ben contenuto e abbiamo sempre in realtà vissuto, credo, in una posizione privilegiata qua ad Hong Kong. Quindi abbiamo detto andiamo e vedremo quando rientreremo, pensando che fosse tutto abbastanza smooth, abbastanza facile al Sì. rientro, limitatamente ovviamente con dei limiti, come sappiamo, perché sapevamo comunque che avremmo dovuto affrontare la quarantena in Sì, tre treno, settimane che era, non è. giusto? Allora, quando noi siamo partiti erano 2, poi sono Due. diventate 3. Ah, ok. Siete arrivati a Hong Kong? Quindi, no, quindi abbiamo viaggiato. Sì. Quando siamo tornati a Hong Kong, le settimane dovevano essere 3 di Di quarantena, quarantena. in hotel, quindi Ok. non nella propria casa, ma in un Ok. hotel dove non si è isolati completamente. Certo. Abbiamo preso due connected rooms, così potevamo avere 2 stanze, così che mio marito potesse lavorare, io potessi stare con i bambini e comunque avessimo un po' più spazio. In realtà, quando siamo arrivati, c'è stata una buona notizia perché da 3 settimane hanno accorciato la quarantena a 2 settimane. Da tre Oh, mi pensa. Esatto, settimane a 2 settimane. da 3 settimane siamo passati a 2 settimane. Ok. Quindi abbiamo detto: beh, tutto sommato va bene, passeremo queste 2 settimane qui in hotel e poi saremo liberi di poter tornare a casa. E come sai, ti testano a giorni alternati. Ci sono dei test che ci sono il test, se non sbaglio, il test molecolare, quello il PCR, che vengono in hotel a farti ogni 2 giorni, che sono i test di routine, Certo. quelli che ecco. E quindi ogni 2 giorni abbiamo avuto questo test e sono sempre stati negativi. Dopo al quarto test, il mio piccolino ha fatto il test, il risultato è tornato indeterminato. E sai, il risultato indeterminato non è un Cosa positivo, significa né un indeterminato? negativo. Cosa significa indeterminato? Cosa significa indeterminato? Ad esempio, può essere che il campione che è stato Nu prelevato è nulla, nullo. inadeguato, il campione, sai, il campione, il sample che si preleva è Sì. inadeguato, oppure un'altra possibilità è che il test sia fallato, il test Certo. non funzioni, non abbia Ok. funzionato per qualche ragione. Possono esserci innumerevoli cause, non lo sappiamo. Ci è arrivato questo messaggio dell'indeterminato. Ok. Ok. E da lì, come prevede la regola, lo standard di Hong Kong, ci hanno chiamati dal Dipartimento della Salute Sì. per dire è indeterminato, potrebbe essere potenzialmente positivo. No, però e questo potenzialmente può essere negativo o positivo, non si sa. Loro hanno detto potenzialmente, quindi dobbiamo ripetere i test. E Ok. noi abbiamo detto ok, ripetiamo i test, siamo qua in hotel, possiamo ripetere i test perché siamo qua isolati, non siamo un pericolo per nessuno, ecco. E
Purtroppo la legge, diciamo, almeno all'epoca, perché cambia di continuo, prevedeva che il bambino andasse in ospedale e ripetesse due test consecutivi. Come in ospedale, da solo o con voi? Con me. Io non hanno, devo dirti che io non ho avuto, a differenza di altre persone, non ho avuto problemi ad accompagnarlo in ospedale, nel senso che non mi hanno impedito di farlo. Ok, e non te ne frega niente se c'è qualcuno, cioè, io anche non mi interessa. Non avrei lasciato mai andare il bambino, capisco. Però in realtà per nessuna ragione al mondo, anche perché è piccolino, ha 4 anni. E questo è quello un po' che tutti i genitori temono, no? Che i bimbi possano essere portati in ospedale soli. Diciamo che questo non è successo con me, okay. Anche perché all'epoca i casi erano veramente ancora molto pochi, insomma il nostro standard di Hong Kong, e quindi probabilmente, io immagino, è una mia sensazione, ma gli ospedali erano sicuramente molto più scarichi, certo. Le strutture della quarantena più scariche, quindi non ci sono stati problemi. Siamo andati in con un'ambulanza. Un'ambulanza? Con l'ambulanza, sì. C'erano tutti gli uomini con tutte le loro UFO? Sì, arrivano in queste tute maschere, spaziali. Con le tute. Sì. Con una tuta spaziale, la visiera, okay. La doppia, ma insomma tutti. E com'era, com'era l'atteggiamento del personale? Comprensivo, freddo, non lo so. Allora, di nuovo, a la quel mia punto com'era? Posso dire che, trovi ogni tipo di persona, questo è molto personale, dipende dalla persona. Devo dirti ancora che nel mio caso il mio bimbo dormiva, io l'ho dovuto portare in braccio perché dormiva, lui è, vabbè, 4 anni, non è piccolissimo, non è grande, però, e avevo anche una valigia in mezza, e devo dirti che mi hanno portato la valigia, se non altro mi hanno aiutata, che non è una cosa da dare per scontata, certo. Soprattutto, insomma, qui, ecco. Ok, una volta invece, arrivata invece in ospedale? Poi abbiamo fatto il viaggio, arrivata in ospedale, l'infermiera anche mi ha aiutato a spingere la valigia, e siamo stati chiusi in questa camera di isolamento, dove è una vera e propria camera di isolamento. Era lì il reparto pediatrico, com'era il reparto pediatrico di malattie infettive, qualcosa del genere, dove noi appunto avevamo la nostra stanza, due letti e il bagno. Perciò noi avevamo tutto quello che ci serviva lì, e in realtà non avevamo modo di muoverci, perché non potevamo andare da nessuna parte. Sì, ma siete andati lì solo per fare il test, giusto? Siamo andati per fare il test. E allora però perché ci hanno ha portato detto, la valigia e tutto quanto? Nel senso che non era solo da lì fare il test e poi tornare? Io l'ho portata. Ok, perché non... Ok, perché, conoscendo... conoscendo l'esperienza di altre persone. Sì, anche io e che ho sentito. Sappiamo anche... Sì. Okay. Sì, ho detto, io non si sa mai, sai quando entri ma non sai mai quando esci, insomma. Infatti in realtà all'inizio doveva essere un test, purtroppo l'unica cosa che ho trovato un po' di problemi di comunicazione, perché quando ho parlato col Ministero della Salute probabilmente cambiano le regole di continuo, ma mi hanno detto un test e poi puoi uscire, poi sono diventati due, quindi io ho detto, a questo punto porto la valigia, porto i giochi, perché il bimbo a distanza di quanti facciamo? Giorni i test per il bambino? Cosa dici? A distanza Scusami? Di quanti giorni i due test? E consecutivi 2 giorni di seguito. Ah, allora sei stato lì 2 giorni? Allora, inizialmente sono stata lì 2 giorni, aspetta, sì. Sono stata lì 2 giorni, quindi il 29, dunque lui è testato indeterminato, ha avuto un test ancora il 30 in hotel, e poi il 31 e l'1 li ha avuti in ospedale. Tutti e tre sono risultati negativi, tutti e tre i test. Perfetto. Allora, a posto. Perfetto. Allora abbiamo detto siamo a posto, siamo dimessi e torniamo a casa, e così abbiamo fatto. Okay. Siamo tornati in hotel a proseguire la quarantena, sì. Com'era? Che mancava? Com'era? Quanto mancava ancora? 10 giorni? Mancavano meno. Guarda, era l'ottavo giorno, mancavano tipo una settimana mancava. Ok. Soltanto una settimana. Allora, abbiamo detto finiamo questa settimana e il 7 e l'8 insomma usciamo. Bene. Quindi ci rimandano in hotel. Dopo mezzo, finalmente poi contentissimi perché rivediamo il papà, perché poi io avevo l'altro bambino che era rimasto con il papà. Ma e quanti anni ha? L'altro quanti anni ha? 6. E come hanno reagito i bambini di tutto questo movimento?
Soprattutto il bambino che è venuto con te. Sì, lui è il più timido. Sai, è stato difficile all'inizio per me, perché mi è sembrata una doccia fredda, perché ho detto, ma com'è possibile? Questo bambino è sanissimo, è sempre stato sano, è Sì. sano, non ha un mezzo sintomo, non ha nulla, ma com'è possibile questo test? E in ogni caso, ma perché dobbiamo andare in ospedale? Insomma, io mi chiedevo tutte queste cose, però purtroppo queste sono le regole Sì, e non c'è altro modo. tu ti chiedevi, ma il bambino come ha reagito? Era tranquillo che Il veniva? bambino era tranquillo perché all'inizio gli ho detto: guarda, dobbiamo andare in ospedale. Lui era preoccupato. E poi ho cercato, visto che era preoccupato, ho cercato di farla vivere a lui come un gioco, Sì, come un brava, gioco. Ho brava. detto: guarda, facciamo un giro in ambulanza, guarda, andiamo a vedere l'ospedale. Sai com'è? Insomma, l'ho messa sotto forma di gioco, ho raccontato un po' di storie per lui, così che ho creato qualche storia, insomma, in maniera tale che lui vivesse in questo suo mondo ancora di fantasia, perché, insomma, non volevo dire le cose come stavano. E quindi effettivamente questi 2 giorni sono andati bene, sono stati solo 2 giorni. Mi chiedeva spesso quando torniamo da papà e da suo fratello, me lo chiedeva sempre, perché loro sono molto legati, hanno solo 2 anni di differenza, per cui crescono insieme e quindi difficilmente uno è senza l'altro. Ecco, esatto, e poi non andando a scuola facciamo tutto proprio insieme, quindi Ok, per lui era un po' arriviamo inconcepibile. all'incubo di ogni mamma qui a Hong Kong. Avete finito di fare la quarantena, giusto? E siete tornati a casa? No, è successo, no, non è successo così. Tornati dall'ospedale, dopo mezz'ora, scusami, tornati dall'ospedale, siamo stati portati in hotel. Ok, dopo questi 3 test consecutivi, 3 giorni Negativi. di seguito, cosa succede? Ci richiamano dopo mezz'ora e ci dicono: ah, no, 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 il bambino è da riportare subito in ospedale. E allora gli abbiamo detto: ma è stato appena dimesso. Tra l'altro, ho i fogli del dottore, del pediatra, che dice che il bambino non è assolutamente infetto da Covid, è molto chiaro. E l'ho spiegato. E loro hanno detto: ah, noi non sappiamo, però qui hanno, non so bene come funziona, ma evidentemente nel Ministero della Salute ci sono dei medici che si riuniscono per vedere i vari casi e sostengono che il bambino debba tornare in ospedale per svolgere, probabilmente una nuova regola di nuovo, per svolgere 10 giorni di isolamento totale dal momento in cui questo test indeterminato è uscito. E quindi abbiamo detto: ma perché non possiamo finire la nostra quarantena qua? Perché non siamo, diciamo, un pericolo per noi stessi né per gli altri. Siamo tutti testati sempre negativi, non abbiamo nessun tipo di sintomo. Il bambino è confermato negativo anche Sì, dall'ospedale, tre volte poi, eppure la regola, sai, ti dicevo Eder, che le regole cambiavano davvero all'epoca ogni giorno, ma ogni mezza giornata. E quindi ci dicono: adesso deve fare 10 giorni di isolamento dal momento in cui è stato indeterminato per un potenziale di nuovo positivo, nonostante sia testato negativo 4 volte prima dell'indeterminato e altre 3 volte dopo l'indeterminato, sempre negativo. E dicevo, Allora, mi sembra 7 volte negativo? pollino, 7 volte. Tutti, tranne quello, tranne il test numero 4, che appunto era indeterminato. Prima sì, 4, perché poi uno all'aeroporto, quindi sì, 4 volte. E poi altre 3 successive. Quindi io mi sono detta, ho provato a spiegare le cose. Loro, in realtà, ho trovato anche persone molto gentili che hanno cercato di aiutarci, però anche loro, un po' vittime di una burocrazia, di un sistema, di una procedura standard che devono comunque seguire non in, a qualunque costo, perché così funziona così. Senza E logica. quindi sì, abbiamo provato noi infatti a spiegare. Pensa che sono anche venuti per recuperarci quel giorno stesso, esatto, nella notte, il giorno stesso che ci hanno chiamato, Nella sono notte venuti in che nella senso? A notte. che ora?
Nel luna di notte. A luna di notte sono venute per prendere il bambino. Sì, per prendere il Are you bambino. kidding me? Sì. E che lui, no, it's true. E lui dormiva, chiaramente dormiva, come un angioletto, stava benissimo, in piena salute. E a me dispiaceva per quello, perché dicevo, io, se, sai cos'è? La cosa più, un po' più triste è separare le famiglie in questo modo, perché anche di nuovo, io ero ammessa, quindi l'avrei dovuto accompagnare, e l'ho accompagnato poi, adesso ti dico, però. Il fatto di dover separare le famiglie, dovergli dire guarda, di nuovo dobbiamo andare lontano da papà e l'altro fratello, lui dice ma come mai? Si fa delle domande ovviamente, io di nuovo cerco di metterle come gioco e continuo, perché, continuo a cercare di fargliele vedere in maniera giocosa, perché altrimenti è difficile. Chiaramente io stavo male, io soffrivo, Immagino, io sto perché... male, o sono stata male quando me l'ha raccontato, ma scusa un Eh attimo, sì, a luna perché di il notte, bambino è... No, come? perché tu sai che il bambino è negativo, il bambino Lo sta so, bene, sì. 100%, non ha mezzo sintomo, salta, si arrampica sui muri, gioca col Infatti. fratello. Ah, è un momento, allora la quarantena può essere un momento molto difficile perché sei chiuso. Ok, cerchiamo di fare tutto quello che possiamo per renderla vivibile Certo. e non dico... È difficile renderla piacevole, però perlomeno proviamo a stare insieme come famiglia. È un momento per essere più vicini e purtroppo, ok, una seconda separazione. E lì sì, sono io. Quindi a lunedì notte cosa è successo? Sono venuti giù nell'hall? A Ci lunedì siamo? notte Ci sono siamo? venuti sotto la concierge o su vicino alla camera a No, bussare? Cosa hanno fatto? sono venuti, sono saliti. Sono E noi saliti. sono saliti, noi abbiamo detto che non saremmo andati così, perché volevamo spiegare le cose come Cioè, avevi stavano. nero Abbiamo su fatto vedere bianco, lì. negativo, negativo, Sì, negativo. e c'è la dichiarazione, la certificazione dell'ospedale che mi sono fatta fare Certo. io per un dottore, perché non lo so, me la sono fatta fare dove dice che il bambino non è assolutamente infetto ed era appena arrivato a casa. E in isolamento ormai da... Certo. Sai, tra la camera d'hotel e l'ospedale erano già passati tipo 12, 11 giorni, quindi Ok, allora lunedì notte vengono su, sono vengono su, saliti a... viene l'ambulanza e viene la polizia. La polizia, cosa c'entra la polizia? La polizia c'entra perché quando ci hanno chiamati per venire abbiamo detto: guardate, non abbiamo l'ospedale, abbiamo questo foglio d'ospedale dove il bimbo dice che il bimbo è sano, che dice che il bimbo è sano, abbiamo i test negativi, perciò non verremmo, diciamo, non a luna di notte dello stesso Certo, giorno, appena arrivato a casa. Cerchiamo di capire che cosa succede. Ecco, questo io ho cercato di dire. Quando sono arrivati, sia io che mio marito abbiamo spiegato le cose come stavano, loro, devo dire, hanno guardato i fogli, hanno detto effettivamente qui c'è qualcosa di confusing, hanno detto, right. è un pochino... Sì, è un pochino strano perché effettivamente non c'è e non avevamo nessun test che dicesse che era positivo, niente, era tutto negativo. Effettivamente è strano, hanno detto dobbiamo chiarificare a questo punto e gli abbiamo chiesto per favore lasciateci fino a domattina Ok. perché abbiamo bisogno di un po' di tempo intanto per riposare perché sono notti e notti insonni. Per noi sono state sempre notti insonni, per telefonate notturne. Insomma, è sempre stato molto difficile negli ultimi giorni dormire. Abbiamo detto, per favore, fateci riposare, fate riposare il bimbo e poi domani mattina riprendiamo in mano la situazione e vediamo cosa succede perché abbiamo nero su bianco. Loro hanno capito, fortunatamente, hanno detto va bene, capiamo che c'è qualcosa che non va, potete riposare. E a quel punto, intanto sono passate ancora un paio d'ore, alle 3 del Ok. mattino, noi andiamo a riposare. La mattina abbiamo anche chiamato il consolato, il quale ci ha dato molto una mano nel chiarificare la situazione, Certo. si sono dati molto da fare, ecco, devo dire, per aiutarci. Bene. E nel frattempo è successo che il Ministero della Salute ci chiama dicendo che la regola adesso era che da un test indeterminato che loro classificano come potenziale positivo, bisogna appunto trascorrere necessariamente 10 giorni in ospedale dal momento in cui
il test risulta indeterminato, 10 giorni di isolamento. Quindi questo significa ce ne rimanevano 4 giorni, 4 e mezzo. La mattina, praticamente quello nulla, nullo, diventa positivo per loro, un eventuale positivo? Sì, 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 viene trattato come, sì, come se fosse positivo. Potenzialmente per ridurre il rischio, per sicurezza, tu sai come può essere seria Hong Kong in queste cose, e così emettono un, ti dicevo, un ordine esecutivo, non so se è corretto il termine, ma penso di sì, secondo il quale tu non puoi rinunciare, cioè non puoi opporti, diciamo, potresti, però loro, tu in teoria devi andare. Quindi abbiamo concordato, almeno ho detto per favore non andiamo alla sera, questa sera, perché ma comunque Lisa, sia… Lisa, perdonami se interrompo, sì. Cosa succede se dici di no, se rifiuti? Ti portano in carcere? Ti portano. Vengono dentro la tua camera e ti portano via il bambino? Sì. Anche se non hai niente? Sì. Anche se risulti negativo? Sì, 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 perché se il Ministero della Salute comunque ritiene che ci sia un rischio per loro ragioni, non lo so, per loro valutazioni, per loro decisioni, per qualunque cosa, non c'è possibilità di far loro cambiare idea, ecco. Nonostante il medico dell'ospedale possa dire guarda è così, però… Se loro decidono diversamente, è diverso, è così, e quindi tu non puoi, sai, adesso c'è questa emergenza, no? Mm-hmm. E in virtù di questa emergenza, molte cose che in tempi normali non sono considerate possibili, adesso diventano possibili e legali. Quindi ti portano letteralmente, immagino. Okay. Io non ho posto resistenza questa volta, perché certo, comunque ho concordato questi 4 giorni, ulteriori 4 giorni, perché comunque mi hanno anche consigliato di essere così. Allora sei andato di nuovo con tuo figlio in ospedale per 4 giorni? Di nuovo, la mattina però. Allora, buono che almeno non sono venuto. Ti hanno lasciato a dormire fino alla mattina? Okay, un'altra notte, ecco. Sì. E la mattina, hanno detto verso le 9, 9:30, okay. Insomma, veniamo. Ok, così ci siamo preparati. Di nuovo ho fatto una grande valigia, perché ho detto non si sa mai. Ok, e quindi ho preparato tutto quanto e siamo andati. Questa volta era mattina, siamo andati. Siamo stati riammessi. Cosa succede in questo periodo? In questo periodo il bambino viene, come diciamo, monitorato. Mm-hmm. Vuol dire che siccome è testato negativo già 3 volte di fila, non ha più bisogno di test. No. Beh, almeno grazie al cielo, almeno c'è quello non l'hanno fatto, no? Ma il nasale per questo, o lo sputo? Tutte e due? Il swab. Sì, anche il naso che saliva? Ecco, e ti devo dire una cosa, questi sono test in... Sì, sono test invasivi, e soprattutto anche per noi, però per i bimbi. Certo. Io ero un po' preoccupata, perché comunque sia tutti, sai, un giorno sì, un giorno no, sanguinavamo quasi tutti. Al naso sanguinavi? Sì, quando soffi il naso. Allora è vera la storia, che ho sentito tante persone dirlo, altri dire sì. No, non è vero, invece è vero. No, è vero, è capitato a tutti noi, e anche il piccolino, sai, no. Anche i piccolini hanno il naso piccolino, know, capisci? Quindi the space is so small. Yeah, exactly. It's tough, è proprio, poverino, ha pianto, lui ha cercato di non piangere mai, però a volte ha pianto perché diceva che faceva male. Ovviamente... ovviamente hanno, ripeto, hanno un naso piccolino, poi io non so tecnicamente come si facciano questi test, alcuni sono più gentle, sai, right. Sono più gentili, carini, e altri sono un po' più alcuni aggressivi, salgono un po' di più, e comunque da fastidio. Grezzi. Ai bambini da fastidio, mm-hmm. Da fastidio anche a noi, quindi certo. Immagino ai bambini. E quindi ovviamente ero contenta che dopo 7 test, 8 test, non lo so, non gliene facessero più. Okay. Hanno detto funziona così, sappiamo che il bambino sta bene, la regola vuole che tu stia qua, che lui stia qua 10 giorni dal momento in cui ti è stato indeterminato, perciò
Per coprire questi 10 giorni mancano 4 giorni e mezzo, voi farete qua i 4 giorni e mezzo a Ospedale. partire da adesso, Ospedale. e in Stesso ospedale, ospedale, senza stessa camera o un'altra camera? un'altra camera, però un'altra camera molto più defilata. In fondo al corridoio ce l'hanno data perché penso che, insomma, abbiano detto sì, non c'è nessun positivo qui, lasciamoli lì tranquilli. E in Certo. effetti. Ci hanno lasciato, hanno testato me tipo 3 volte, però non hanno testato il bambino, l'hanno controllato all'inizio ogni 4 ore, sai che purtroppo in ospedale Tipo arrivano la là del giorno, ogni temperatura? 4 ore temperatura, pressione, controllano che Sì. stia bene così. Solo che poi hanno visto che sempre, Sempre tutto era perfect. perfetto, la salute nostra era di entrambi Ma i perfetta, bambini in veramente. generale, la salute va bene. Certo. Certo, no, è veramente, stava proprio bene, continua. Allora a un certo punto mi hanno detto, guarda, in ospedale sono stati carini, devo dire, hanno detto, guarda, Ok. non veniamo più ogni 4 ore, veniamo una volta al giorno, una volta ogni 24 Ok. ore, finiamo questo periodo di osservazione e poi vi lasciamo andare. Guarda, anche i medici sono stati carini e comprensivi, mi hanno Meno detto, male. noi siamo obbligati, cioè dobbiamo seguire le regole, però Certo. capiamo che il bambino sta No, bene, capiamo non sono i che... medici che decidono, sono i politici a No. decidere. Vabbè, Ecco, quello è un altro certo, discorso. no, no, beh, purtroppo è così, Lo so. perché a livello di salute stavamo proprio tutti bene, tutti quanti. Quindi quello che non riuscivo a spiegarmi io e la ragione per cui soffrivo, mi sentivo proprio un po' in prigione, no? Mi sentivo privata di un diritto, del diritto proprio basico della libertà, perché lì. Cioè ci trovavamo lì quando stavamo bene, sani, stavamo benissimo e dicevo, magari c'è gente che ha bisogno di una camera, no? Cioè, Sì, brava. e noi Esatto. siamo qua così, però sì, effettivamente. Ok. Quindi hanno Cosa succede quello che voglio dire. dopo? Dimmi una notizia Allora, bella. ok, Dimmi qualcosa di sì, hanno. positivo. No, dico, hanno ridotto i Ogni moni 24 ci ore? monitoravano. Ci lasciavano dormire di più la mattina, tipo che alle 6 non accendevano la luce, ma l'accendevano alle 9. Per fortuna, Un po' dopo la come prima qua. notte ho chiesto, la prima mattina ho chiesto per favore ce la spegnete, non ce l'hanno più accesa al mattino presto. E Ok. perché eravamo così a aspettare che questo periodo di isolamento finisse? Io ero sicura che il bambino stava bene, che tutti stavamo bene. Infatti, finalmente arriva il giorno 10 Ok, e fino allora. all'ultimo giorno avete fatto i test allora, giusto? Lu tu. No, 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 non, il bambino non ha fatti più, perché Tu? io l'ho fatto il giorno stesso prima Prima di di essere uscire. dimessa, ecco. Sì, ne ho fatti Ok. 3 in tutto, l'ultimo il giorno in Ok. ospedale, l'ultimo il giorno in E cui siamo stati l'ultimo immessi, ma giorno? aspetta, sì, l'ultimo giorno, però aspetta, non siamo stati mandati ancora a casa. Allora, mio No. marito e mio bambino altro sono stati mandati in un centro di quarantena, Don't che tell era me un Penis hotel Bay. anche quello. Però un hotel, diciamo, Scusa, non non ho tra i più belli, capito. diciamo, Loro ecco. erano già a casa? Non erano a casa, avevano dovuto finire questo periodo in quanto contatto, close contact, No, come del mio on, are you... bambino piccolo. No! Close Sì. contact, che se eravate in ospedale, non c'era nessun close contact. Però è un Erano periodo negativi loro. determinato. Lo so, ci sono questi fatidici 14 giorni, no? So, guarda, che calcolano. E quindi il conteggio è partito da quando lui è andato in ospedale praticamente la prima volta, per loro. E quindi loro sono stati mandati in questo centro di quarantena, noi in ospedale, no? Eravamo, poi ci dimettono e ci mandano. Allora, io sarei dovuto, il bambino mio, hanno, come si dice, sollevato questo ordine di isolamento, questa isolation order, l'hanno sollevato. Perché hanno detto, ok, è sano, abbiamo capito che è sano, non è infetto, allora è libero. Quindi il bambino di 4 anni, che ha generato tutto Ok, questo era pasticcio, libero. libero, E tuo libero. marito, tuo altro Mio figlio no? marito e il mio altro bambino sarebbero stati liberi una settimana dopo, quindi avevano ancora una settimana, 7 giorni di quarantena da finire. Io 14 giorni ulteriori dal momento in cui siamo stati dimessi dall'ospedale e che quindi per Perché? me è diventato Non ho capito, eri con lui, hai contatto perché con io lui, ero eri negativo.
questo il... E dove l'hai fatti questi 14 giorni, hai detto? Sì, anche Dove? 14 giorni. Allora, sono stata... Allora, qui, questa volta, ho avuto questo colpo di fortuna, almeno questa volta, perché ti spiego, li ho fatti tutti, dal primo all'ultimo, 14 ulteriori, Certo. oltre a quelli che avevo già, 14 che avevo già svolto, Quanti in 15, totale? 30 giorni. Io, 30 30 giorni. giorni. Però sì, 30 giorni, Negativa. incredibile. Incredibile. Sempre negativa. Ok, Sempre. 10 test, dimmi gli sempre. ultimi 14 giorni dove sei stata, hai detto fortunata. Ecco, fortunata perché mi hanno mandata a casa, ma sai perché? Io ero destinata, ero, Ok. allora, ero destinata, 100% destinata al centro di quarantena. Penny's Sai che Bay. abbiamo Penny Bay, questi centri di quarantena. Cosa è Sì. successo? Che abbiamo questi, sono delle specie di... Cosa sono? Building, sono dei container, Container. dove ricavano, specie di container dove ricavano delle stanze, no? Dove Sì. vanno i contatti dei positivi e dove vanno i positivi L'abbiamo visto asintomatici prima nel apparentemente. servizio, se ti ricordi, tutti quei Ecco, container lì. Sì. esatto, sono questi, esatto, proprio quelli. E cosa è successo? La fortuna ha voluto, era allora il martedì, io, questo martedì. Era un martedì il giorno in cui Ok. mi hanno dimessa. Il lunedì sono esplosi i casi, esplosi. Rispetto al resto del mondo non sono esplosi, però rispetto ad Hong Kong sono esplosi perché da pochissimi casi hanno cominciato a essere 600, ti ricordi? E poi l'altro Sì, giorno di nuovo 600, si 800, 1000. Ed è successo che sono non, dimenticati di hanno te. realizzato di non avere più posto per i Ok. negativi o Ah, ok. i contatti, le persone sane in sostanza. Sì, infatti. Quindi un semplice contatto, close contact di un caso come, insomma, come il mio caso, non aveva ragione, probabilmente non aveva posto e non aveva ragione di essere messo lì. E quindi hanno detto, mi ha chiamato l'infermiere, mi ha detto: abbiamo una buona notizia, vai a fare la quarantena, però vai a casa, parla. Ok. Allora, per me questa è stata una buonissima notizia, perché certo ho fatto tutti i 14 giorni come avrei Sì. dovuto, non mi sono mossa di casa, però essere a casa cambia molto. Ah. Ma la Dopo cosa, questa allora, cos'è la cosa peggiore di questa esperienza? la divisione della famiglia, davvero, guarda, guarda, viaggiare. Noi siamo andati in Italia, siamo andati in Centro America perché avevamo delle cose da fare, Sì. e abbiamo anche fatto un po' di vacanze, Che ovviamente, nel bello, sì. frattempo. Però la cosa proprio, l'esperienza più appunto traumatica per noi è stato appunto questo rientro, l'arrivo in aeroporto. L'arrivo in aeroporto, non so se hai avuto modo di vedere No, l'aeroporto. sono 2 anni che noi non Ecco, viaggiamo, non ho idea. se Per la capita, ragione per cui mi chiedono migliaia e migliaia e migliaia di persone perché non viaggi, perché non vai da tua madre, perché non vai in Italia, perché l'incubo di tornare a Hong sì. Kong e avere a che fare con un'esperienza come la tua, it petrifies me. Sì, no, of Non ci course. voglio neanche Guarda, pensare, è una... È vero o no? no, sì, è vero. E infatti io non, qualcuno mi ha chiesto anche recentemente, i miei vicini inglesi mi hanno detto: vale la pena tornare? Cosa dici? Gli ho detto: no, no, col senno di poi dico di no, probabilmente non sarei tornata subito, sarei stata un periodo molto più lungo con i bambini Certo. fuori, almeno loro. Se mio marito doveva tornare per lavoro, però forse io sarei rimasta, o forse non sarei uscita col senno di poi, però purtroppo è facile col senno di poi. L'unica cosa, la separazione appunto della famiglia è molto 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 Deve essere dura, perché devastante. dopo che hai viaggiato, hai E fatto una bella esperienza infatti, insieme, sì, arrivi sei stato esaurito. insieme. Cioè, è un trauma psicologico. Io Sì. solo ad ascoltarti. Cioè, ti fa star male, immagino tu che hai vissuto questo Sì, incubo e i tuoi no, bambini ma e anche il sangue sì, nel questo. naso, tutte le... Ma scusa, Ma poi se c'è motivare. Lisa, se c'è la cosa migliore di questa esperienza? Se c'è? La cosa migliore di questa Forse esperienza. l'ultima cosa che ti hanno detto è che potevi fare quarantena a casa, lo rispondo per te. No, Lo so. beh, la Sì. quarantena a casa è stata buona, È stata... sono stata contenta di aver avuto anche a che Penso fare come siamo non solo ridotti. con. Sì.
Anche, no, anche con persone che hanno capito la situazione, devo dire, e non hanno potuto aiutare, ma hanno, alcune persone hanno compreso. L'assurdità, scusami, l'assurdità sì, di sì, tutto sì. questo. Certo, anche di fronte alla logica, eccetera, ti dicono, però bisogna far così, ok. E capito il dovere percorrere per forza una strada quando vedi che chiaramente la strada è l'altra, cioè quello è veramente difficile perché non puoi, è difficile un dialogo, sai, è difficile un dialogo logico, perché non c'è non c'è sì, logica. I know. Senti, hai paura del test che ci aspetta tra qualche giorno? Perché io sì, ma non del test, ma delle conseguenze se risultiamo positivi, anche se siamo asintomatici. Io sono terrorizzata, Beh, sai, un po' tutti siamo preoccupati, perché io devo dirti che penso che adesso la situazione, paradossalmente, per me sia stato proprio il momento, l'apice, il peggior momento per arrivare, perché i casi non erano ancora alti per niente e stavano per esplodere. Quando sono esplosi, paradossalmente, ma lo sai che io ho amici che sono, per Hong Kong è una cosa incredibile, amici che sono testati, abbiamo avuto Amici? questo test di Sì? massa anche qua dove abitiamo noi, Sì? e io no perché ero in quarantena, però amici che sono testati positivi e hanno avuto un risultato, perché è un test di massa, 26.000 persone, dopo 7-8 giorni, era così tardi che li hanno tenuti comunque a casa, quindi non li hanno più spostati, quindi quello che ti dico io... È che l'unica cosa che mi viene da pensare è che è molto difficile da gestire ed è molto difficile gestire poi i risultati in dei tempi Ma ragionevoli. Lisa, Quindi, Lisa, quando arriveranno i risultati. vogliono chiudere la città, lo sai questo. Se dobbiamo fare tre test, fai test, esci, solo, le vedrai in giro, Bello! solo la gente che fa test, poi torna a casa. Lockdown, Certo! vedrai, Sì! sarà... Certo, ma allora però la gente probabilmente starà a casa perché non ci sono abbastanza strutture al momento per accogliere Lo i stanno positivi costruendo, asintomatici. Lisa, lo stanno costruendo. Eh 100.000 sì, però... posti. No, lo so, però per marzo dovremmo essere Dicono ancora salvi. che sposteranno anche in Cina. Sì, ho sentito. E non, sì, ognuno si sta facendo sta facendo le proprie valutazioni Infatti. e vedere cioè quanto sia vivibile questa situazione e per quanto tempo. Infatti, qua, personalmente, in questa zona dove abitiamo, ci sono moltissime famiglie di expat che stanno lasciando. Lo sai, adesso a marzo, inizio marzo, Sì, moltissime. ma e tutti gli Quindi. amici di Elizabeth and Dylan, i nostri gemelli di 11 anni, all of their friends, tutti i loro amici, Sì. tornate in Australia, tornate in Italia, tornate negli Certo, Stati Uniti, stanno e tornando noi però tutti. non Perché? possiamo, tu sai che io non posso andare negli Stati Uniti? Tutti mi chiedono perché non vai negli Stati Uniti? Perché E infatti anche mio marito che è straniero, mio sì. marito che è straniero, non vaccinato, non può andare negli Stati Uniti, non può entrare. Io sì, Non può i miei figli entrare. sì, anche se non siamo vaccinati, però a questo punto, anche se io riesco a trovare modo di andare in un altro Sì. posto per un attimo, tipo 2 o 3 mesi, quando c'è questo momento Sì, di certo. questo momento esagerato che stanno per fare, io non posso tornare. Certo. Perché non sono vaccinata. È un Se non momento sono vaccinata non posso difficile. tornare e non posso No, no. andare lì perché non sono vaccinata. Posso andare lì, però non posso tornare a Lo casa. so. Non puoi fare, sì, certo. Lo so, non posso, ci sono tante cose che non, al momento sono impossibili da fare, però, sai, io penso che dovremmo stare a vedere cosa succede nei prossimi mesi, se riusciamo, anche noi stiamo pianificando ovviamente il piano B, Anche noi. certo, per forza. Non Allora, è se la possibile situazione rimane vivere. così, Ma una domanda, tu dormi la notte? nel terrore, Tu dormi no. la notte? No, non dormo da un po', da Neanche io. quando è successo dalla chiamata per l'ospedale, poi. Perché poi non ho, le chiamate sono con una cadenza oraria e
anche di giorno e anche di notte, insomma, e quindi Posso dire da una lì cosa? Quando? sviluppi una specie di ossessione, non so spiegarti, è Sì. che effettivamente fatico a dormire, sì, Tu sai che io non ancora parlo adesso. mai, Lisa, io non parlo mai al telefono. Raramente io parlo al telefono con delle persone perché non amo molto, non ho un rapporto positivo con il telefono. Ma quando squilla il telefono o di casa o di mio marito, o se bussa alla porta, o chiamano sotto dalla concierge, Ti divento spaventi? subito tesa, inorridita, piena di Sì. paura, perché ci stanno venendo a prendere, stanno venendo. Sì, C'è un caso nel certo. palazzo? Cosa sta succedendo? Io sono Sì. terrorizzata e non dormo, non dormo più. Io non ho paura di dire che non dormo. Però, cioè, No, no, è difficile. No, Lisa? io, guarda, la paura più grande è Sì? di tutti è anche la mia. È quella, probabilmente anche la tua, so, è quella dei bimbi, ecco, dei Brava, bimbi che, brava. Infatti sì, perché i l'ho detto bimbi, perché, all'inizio. L'incubo sì. di ogni mamma qui a Hong Kong è che ci portano via i bimbi e non ti Sì, è permettono di andare con il bambino. Quello è un. E io divento quello è la una. cosa più, Potrei esatto, diventare un infatti un, animale, una bestia se mi. sì, infatti, no, no, è quello, Over my certo, dead guarda, body. I always say, you take my kid, you want to put a shot in my kid, you want to take my kid away? Over my dead body. Sopra il mio corpo morto, ma non portate certo. via i miei Sai, bambini. Eder, cosa, perché ci sono stati dei casi, no, recentemente dove hanno portato via bambini molto Quella piccoli. bambina di Sai cosa 11 mi hanno? mesi che è stata chiusa Lo da so. sola, hanno dovuto fare Zoom. Poverina. Ma è un trauma incredibile. E sai cosa? No, non bisogna lasciare che ci portino via i bambini, questo No. no. Soprattutto perché, allora, se c'è un'emergenza, il bambino ha bisogno, allora Brava. senti, è un discorso. Febbre Ma se il bambino 40. sta bene. Cioè, se sta male, Se il uno può bambino anche sta bene. pensarci, però se un bambino è sano, sta bene, è gioioso e gioca e vogliono portarlo Certo. via, ma chissà per quale No. ragione che hanno loro, no. I'm sorry, No, no. no, no. Questo va Lisa, sopra ogni. thank you so much. Ti Thanks to you. ringrazio. Thank you for calling. Lisa Buscardin, che sembra veneto, un nome veneto sembra. Ah Sì, perché l'origine infatti sì? è veneta dei miei nonni. Sì. E Dove? però poi Dove nel sono. Veneto? E sono del. Beh, una pa. Sono dell'area di Vicenza, Ah, mio marito è sull'altipiano di Vicenza, Trentino. Ma davvero? Anzolin, sì, Sì. Anzolin. Lisa, io non so come ringraziarti e quando finiremo di fare tutti questi test, noi ci Questi dobbiamo test. abbracciare forte forte, ci dobbiamo Sì, dai. conoscere a quattro occhi, Sì. because I'm sure we have a No. thousand things to talk about. Abbiamo mille cose da I'm cui sure, parlare, no? yes. Ti mando un grossissimo Molto bacio a certo. te, tuo marito e i tuoi preziosissimi bambini. Mua! Grazie mille a te, altrettanto a te e Grazie. alla tua famiglia. Grazie Grazie mille. Lisa, grazie Ciao, di cuore. ciao, 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 grazie. grazie. Ciao, ciao, ciao. Sono consapevole che bisogna accettare le regole e le decisioni del paese in cui si vive e quindi le accetto, anche se non le condivido. Sono anche convinta che a Hong Kong, come in molti altri paesi, le regole siano state spesso dettate più da motivi politici che da motivi medico-sanitari. E la politica in questi ultimi 2 anni ha dimostrato purtroppo di non essere al servizio del cittadino. Ci vediamo alla prossima puntata di Heather's Talk.